Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Continuiamo con la nostra missione dove l'avevamo lasciata. Allora, noi volevamo tornare. No, qual era il nostro incarico attuale? Ah, il sacrificio, stanno cercando di sacrificare il nostro caro amico. Quindi il vescovo lo salveremo in un altro momento, ma l'indicatore qua perché non lo mostra? Ma dovrebbe essere da quella parte, se non ricordo male. E ci conviene muoverci molto spediti se vogliamo arrivare in fretta. Ah no, è là! Ok, non lo vedevo, è qua che dobbiamo andare. Beh, tanto ci siamo comunque avvicinati. Allora, lui ha un lieve trauma, quindi io ho i Ruenes, quindi dobbiamo prendere Alvarado che si occupi di lui. Lui sta facendo pattuglia, non so se conviene fare pattuglia, forse ci conviene fare un po' di guardia. Ah, sta sviluppando Asha. Cosa che abbiamo qua come inventario qua? Tre trappole di triboli e una barricata. Però lui non ha abbastanza. Cioè non abbiamo abbastanza materiale per fare altre barricate, infatti. Allora, Quintero. Mi sa che no. Ti lascio di guardia. Quanto cambia se ti lascio di guardia? Ah, ripara equipaggiamento rotto. Forse può convenire questo, eh. Sì, facciamo così. Niente, ritrovo quasi a mani vuote. 2 unità di carne. Isabella però si è rimessa completamente. Allora, restano 12 giorni al sacrificio. Aspetta, accampati magari qua, ecco, qua fuori. Allora, Quintero, vai a pattugliare. Allora, Isabella che si è ripresa può stare di guardia. Caccia si è messo un po' male perché. Ah no, ma posso occuparmene io. Tu vai a cacciare invece. Perché abbiamo bisogno davvero di cibo. Vai anche tu a caccia, mi sa che ora la priorità deve essere quella. Ehi? Ok. Consumo etichettatore di carne 2 su 2, bella storia, consumiamo 13 razioni. È un po' una fregatura, però dovrebbe riprendersi Pintado prima che arriviamo in là. Cos'è questo? Tipo rango, condizione, nome, incarichi. Ah! Simpatico. No, niente, ci fermiamo così allora. Solo 4 unità di carne. Porca miseria, ha migliorato le sue condizioni. E abbiamo perso 6 medicine. Quante medicine abbiamo, tra l'altro? Vabbè, 112, non è un problema quello. Allora, la mappa. Ok, in quella direzione. Qua dovremmo arrivare anche al villaggetto nel mentre. Allora. Com'è grave trauma embolistico? Non era lieve prima, ieri. Mi sa che ci vorrà abbastanza per recuperare tutto.
Ti do solo uno perché a 10 portare le 10 sarebbe molto difficile. Tu, beh, di carne non ne abbiamo più. Tu due unità, tu tieni anche una soltanto. E anche tu una razione soltanto, perché sennò qua consumiamo troppo. Quelli a 9 li mantengo a 9 per ora. Così per caso saremo in una situazione migliore, ci penseremo. Caccia non è altissimo, ma lui sta ricercando il discorso della legna. Allora, le difese resistono. Abbiamo ottenuto 13 di carne, alleluia. Alleluia. Pintato ha migliorato le sue condizioni. Speriamo abbastanza per poter ripigliarsi la notte successiva. Riusciamo ad arrivare al maialino là, al pecari. Dove? Sta scappando questo. No, ormai. Allora. Moderato. Beh. Mancano 9 giorni. No, non ho dato bene il cibo. Porca miseria. Abbiamo sprecato un sacco di risorse di carne. Quanto siamo lontani là? Almeno 3 giorni, penso. Ne mancano 9. Mi sa che non ci conviene deviare per il pecari. Adesso moderiamo bene le reazioni, allora. Tu prendi 2 di carne, 1 di carne. Quanta carne manca? Una. Che diamo a Ruiz? Ok. Oh, si è rimesso completamente, ottimo. Triage Hero. Che achievement abbiamo preso? Ah, uno ferito fatalmente fino a tornare a vita piena, ecco. Eh sì, ancora 2 giorni qua. Dobbiamo andare di corsa dritti là. Siamo in vista? No, no. Eh sì, è là sopra. Allora, lui è a posto, vai a cacciare allora stanotte. Razioni, abbiamo cibo per tutti. È come ieri abbiamo. Dieci unità di carne. Qua, per fare pattuglia difficoltà media, perché se mandassi l'altro in pattuglia, Quintero, 48%, trovassimo delle risorse non sarebbe male. Proviamo una notte per vedere se troviamo della legna, perché altrimenti diventa poi troppo tardi. Abbiamo trovato dei tesori, niente legna. Mi sa che ci conviene andare. Ritorni al luogo di culto tribale tra le montagne che prima avevi trovato deserto. Questa volta vedi del fumo salire dall'altopiano che si trova tra le rocce. Ti avvicini con cautela. Ti avvicini silenziosamente al luogo di culto con alcuni dei tuoi uomini e riesci a vedere che Esteban sta tenendo per il collo Antonio, che ha le braccia legate dietro la schiena. Antonio riesce a malapena a reggersi in piedi, ha la testa che penzola in avanti e la pelle tutta rossa e viola, piena di tagli e bruciature. Esteban sta gridando rabbiosamente contro i numerosi uomini della tribù Caribe che sono radunati attorno a lui. Voi bestie, voi figli di un cane, schifosi selvaggi, sporchi codardi!
Eravamo d'accordo che non avreste tolto un capello alla vittima prima del sacrificio. Se si deve uccidere una persona, bisogna farlo bene e in fretta. Guardate che scempio, guardate cosa avete fatto. Aspetto, osservo. Dopo qualche battibecco tra lo sciamano della tribù ed Esteban, i nativi riescono a calmarlo. Quindi lo conducono davanti a un rozzo altare di pietra macchiato di sangue. Lo sciamano estrae un coltello e lo consegna a Esteban. È evidente che vuole lasciargli l'onore di procedere, forse per scusarsi di aver danneggiato la sua proprietà. Ma il gigante fissa il coltello con sgomento. Juan Ortega si precipita alle tue spalle e ti sussurra con tono pressante. Stanno per sacrificare Antonio, dobbiamo intervenire subito prima che sia troppo tardi. I tuoi uomini sembrano pronti a balzare fuori e a scatenare l'inferno. Provo a farlo diplomaticamente. Però ho paura che vada male, perché noi non abbiamo un buon livello di diplomazia qua. No, dov'è che... No, non lo so se posso vederlo. Sì. Diplomazia 5 più 2, 7. No, non è un granché. Attacchiamo. Carichi l'attaccamento e ti sembra che il tempo scorra più lentamente. Il tuo sguardo viene subito attirato dalla vista di Esteban che tiene per il collo Antonio, a cui ha legato le braccia dietro la schiena, e dal folto gruppo di selvaggi radunati attorno a loro. Antonio riesce a malapena a reggersi in piedi, ha la testa che penzola in avanti e la pelle è tutta rossa e viola, piena di tagli e bruciature, quello che ho detto prima. Quando tutti si voltano, sorpresi dalla tua improvvisa entrata in scena, Antonio estrae un coltello dallo stivale e cerca di colpire il gigante. Esteban la... Lascia per un attimo appeso su Antonio per schivare l'attacco, ma quando Antonio cade indietro, finendo fuori dalla sua portata, Esteban affonda la spada nel suo petto, attraversandolo da parte a parte. Antonio crolla a terra senza emettere alcun suono, i tuoi uomini si scagliano contro i selvaggi alleati di Esteban, scatenando l'inferno. Oddio, forse c'è morto Antonio allora. Porca miseria ladra. Allora, chi ho? Ho... I due cacciatori, ho un esploratore, non ho il... Ah sì, no, ce l'ho il dottore. No, 6 selezionati su 6. Beh, il dottore tosto sarebbe l'altro. Allora, togliamo un coso ai Ruenes, che tanto non c'è adesso. È deceduto, però me l'ha dato. Porca miseria. Questa è una gran fregatura. Ed è crollato il morale a tutti, tra l'altro. Ed io ho l'equipaggiamento agli altri, se non posso darlo a lui. Chi è che non prendiamo quindi per prendere il... Ah, Zarraga, dobbiamo togliergli l'equipaggiamento. E a Ruiz. Ruiz e a Zarraga, togliamo l'equipaggiamento. Prendiamo e lo mettiamo a... Allora, scegliamo di... No, chi ho tolto? Ruiz. Ruiz, dobbiamo togliere l'equipaggiamento. E al dottore invece mettiamo... Ah, ma no, lui ne ha. Chi è che è senza equipaggiamento? 7, 8...
No, ce l'ha. Lo metti allora 9, 12. Questo più che in difesa, non so che cosa possa servirgli. Ne metto gli altri allora. 7. Metto così e così. E a lui metto così. Vediamo, proviamo. Se abbiamo perso il medico è un gran problema. Dove sono? Ah, sono là. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 3, 4, sì, 8. Cosa abbiamo? Abbiamo un guerriero, un trappoliere, un guerriero, un guerriero, un guerriero, un trappoliere, uno sciamano e un soldato. Allora, non abbiamo gente a distanza, da quanto mi è sembrato di capire. Allora, avvicinerei i cacciatori per farli andare in là, il dottore lo tengo dietro nelle retrovie. Allora, possiamo sfruttare delle barricate. Voglio provare senza, vediamo senza risorse come va. Vai qua, magari ha linea di tiro a sufficienza per... Sì. Ha pochissima precisione però. Fuori 5%. Mi sa che conviene che si difenda allora a sto punto. Stanno correndo tanto per venirmi addosso di brutto. Ma vedete quanto movimento hanno? Stanno sfruttando tutto il movimento che hanno a disposizione. Questo non l'avevo preventivato effettivamente. Aia! Ok, no, non mi arrivano in faccia. Ma questo è Esteban, sì. Mi sa proprio. Allora, dobbiamo liberare lui. Andrei a stordire questo. Andrei a stordire questo. E attacchiamo quello. Proviamo col doppio tiro. Ma no, mai una volta che mi va a segno il doppio tiro. Vado qua più che altro per proteggere il dottore. Proviamo di nuovo il doppio tiro. No, andiamo con uno solo, va. Ma dottore, vai qua. Tanto lui non può attaccarti. Ok. Locura, prevedibile. Aia.
Yes! Allora, vediamo se riesco a tirarlo giù. Ma come hai fatto a mancarlo da 2 centimetri? Il casino è che ora siamo tutti sotto attacco di opportunità degli altri, eh. Qual è che ne è di meno? È lui, forse. Ok. Aia. Allora, con lui potrei usare l'abilità quella del... E con questo potrei attaccare lui? Sì, ma mi scatterebbero gli attacchi di opportunità. Allora userei discrezione. Non posso abbandonare il dottore qua però. Attacco questo allora. Ok. No, ho bloccato. Porca miseria. Speriamo che non mi faccia niente, ok. Alleluia. Allora, chi è che ha ancora... Tu hai già attaccato, sì. Chi è che... Pinta... No, Pintado ha attaccato. Alvarado ha attaccato. Sì, lui potrebbe muoversi indietro, che effettivamente non è una cosa... una cattiva idea. Mettersi qua dietro, per esempio. Non può usare l'abilità, ma almeno... Aia, cosa vuol dire maledetto? No, mi ha stordito. Ho bisogno di curarlo col dottore, altrimenti siamo nei guai. Aia! Siamo messi malissimo. La discrezione no. Porca mannaggia. Me lo tirano giù, me lo tirano giù. Chi curo dei due? Allora, tiriamo giù questo. Per favore. Oh. Non posso stordirlo, questo è stordito. Posso usare la discrezione, ma non è che posso andare poi così tanto lontano. Allora, tu puoi sparare ancora, vero? Proviamo il doppio colpo su quello. Bella storia. Ci provo, se si prende l'attacco di opportunità sono fregato, eh. Ok, è andata bene. Lui ha ancora l'attacco? Sì. No, se mi muovo in là però scatterò la cosa di opportunità. Questo cos'è? Conta come azione d'attacco però quella, ok. Aia! Aia! Aiaissima! Allora. Ne
Niente, riprovo il doppio attacco. Oh! Alleluia! Lui ce l'hai vista? No. Ci hai visto solo questo. Mancato. Beh, ma l'altro mi ha fatto critico, non posso chiedere la luna. Chi curo però? Mi conviene poi curare questo che ha più vita. Poi non è che gli ripristina così tanto, eh. Ah, tu stordisci lui, così almeno. Ah, posso attaccarlo così separato, eh? No. Ah, no. Facciamo così. Ok, così paro anche lui dietro di me. Aia! Aia! Oh, lui adesso mi viene nei guai. Abbastanza. Ok, non ha preso il tiro d'opportunità. Ok, è andato. Ho una buona precisione. Non mi gioco il doppio tiro come prima. Aia, 19. Faccio fare così. Aia! Aio! Lui mi sta sopravvivendo al pelo. Vai con il singolo. Da! Perché? Però questa conta come abilità, niente. Prova a tutto per tutto. È andata, lui può ancora fare qualcosa, non può salvarlo mi sa, però mettiti qui, sperando che entri l'attacco d'opportunità. Aia, invece no. Allora, sparagli tu, proviamo il doppio sto giro. Porca miseria, figurati. Mancato 2 su 2 proprio. Seccalo, ti prego. Ok. Ritentiamo il doppio. Niente. Resta solo lui, devi ucciderlo.
Yes! Yes! Tutti illesi, alleluia! E beh, tranne lui che è morto. La battaglia è finita, sei in piedi in quella che era una amena pianura tra le montagne, la cui erba è adesso macchiata di sangue e ha assunto un orribile colore marrone. Esteban giace in mezzo alla carneficina con le braccia contratte sul suo ampio petto. Quando ti avvicini, Esteban volta la testa per guardarti, poi si solleva e si mette seduto. La sua arma è rotta, la sua armatura è distrutta, è sconfitto. Ne valeva la pena? Ci pensi per un po', poi scuote lentamente la testa. No, tutti i miei uomini, l'intera tribù, Antonio. No, non ne valeva la pena. Unitevi a me, Esteban. Lo chiedo più che altro perché ho bisogno di una persona in più. Non posso, sono spacciato, mi avete sconfitto. Aia. Avete qualcosa da dire prima di morire? Sorride in modo triste e incerto. Non mi viene in mente nulla da dire. Antonio, ti vendichiamo. Sguaini la spada, il gigante riesce a malapena ad alzare la testa per guardarti negli occhi. C'è una cosa che dovreste fare. Fermare Leandra, le sue truppe ci hanno tradito e voi le avete lasciate fuggire. Ha mandato quei predoni a ridurre in cenere il villaggio taino di Higuei. È troppo tardi per impedirglielo. Attaccherà Santo Domingo con il resto delle sue forze. Noriega da solo non riuscirà a fermarla. Sollevi la spada. Esteban annuisce. Lo colpisci tranciandogli di netto la testa dalle spalle. Così muore Esteban Gallego. Cerchiamo Antonio prima. Trovi il cadavere di Antonio, nello stesso punto in cui ha trovato la morte per mano di Esteban, buttato terra in una pozza del proprio sangue, gli occhi spenti a fissare il cielo. Chiudi gli occhi al cadavere e rimani lì per un po', con pensieri ed emozioni confuse ad affollarti la mente. Vieni raggiunto da alcuni servi che raccolgono il cadavere e lo portano via per seppellirlo, mentre tu resti immerso nei tuoi pensieri. Il resto dei tuoi uomini sta ritornando alla carovana, uno per volta. Sembra che tu te la sia cavata piuttosto bene nel complesso. Dopo aver ispezionato i cadaveri, i tuoi servi riportano ai carri un po' di equipaggiamento ancora recuperabile. Cibo, medicine e manili di valore. E con questo direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo sforato abbastanza, è morto Antonio. Non so come potremo proseguire senza un dottore valido come lui, è stato davvero indispensabile per molte volte. Obiettivo fallito, sacrificio. Vedremo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.